Bell'esordio, esordio vincente in questo campionato, le sensazioni nel post partita? Beh, sicuramente siamo partiti col piede giusto, abbiamo giocato contro una signora squadra, Reggio Calabria, che è una squadra molto forte e si è attrezzata molto bene per questo campionato. Sapevamo che giocare la prima in casa era importantissimo, con questo pubblico sinceramente non volevamo fare una brutta figura, ci siamo riusciti, abbiamo fatto questi due punti importantissimi contro un'avversaria forte e soprattutto in casa con tantissimo pubblico, meglio di così non poteva andare. A proposito di pubblico, l'impatto insomma quando siete scesi su parquet a vedere tutta questa gente che era insomma in attesa di godersi una bella domenica? Sì, sicuramente quando siamo usciti sul parquet vedere questo pubblico è qualcosa di incredibile. Ti dà una carica in più che ti fa giocare anche meglio, diciamo, perché comunque ogni volta che fai un canestro, ogni volta che fai una cosa giusta si sente subito il pubblico che è con te. È davvero una cosa bellissima giocare in un palazzetto come il Palaverde, avere un pubblico come quello di Treviso è qualcosa di inspiegabile. È stata una partita sicuramente difficile, giocata punto a punto. Qual è secondo te stata la svolta per il successo? Secondo me è che la squadra è una squadra molto unita, nonostante sia una squadra giovane con tanti ragazzi giovani, ha due giocatori di esperienza come Pintone e Rinaldi, siamo una squadra che non ha mai mollato anche nei momenti difficili, quando loro magari l'inerzia era da parte loro. Noi siamo comunque stati bravi a rimanere in partita e a fare quel passo in più che ci ha permesso di vincere diciamo gli ultimi tre minuti. Invece per quanto riguarda te, come l'hai vissuta personalmente in campo? Beh, personalmente diciamo che è una sfida contro la mia ex squadra, ma è anche il mio ritorno a Treviso, diciamo. Dopo che Treviso mi ha fatto crescere come giocatore, ho fatto i due anni in settore giovanile qua, ero in panchina con la Serie A e tornare a vedere questo pubblico sinceramente per me era qualcosa in più e volevo comunque ricambiare questo affetto e sicuramente questa fiducia del pubblico che è venuta oggi domenica a vederci. Questa vittoria sicuramente vi dà una mano dal punto di vista anche dello spirito di poter insomma lavorare con più tranquillità. Ma sì, sicuramente la vittoria aiuta sempre a lavorare più tranquilli, però non ci nascondiamo, comunque la prima partita e vogliamo comunque continuare a far bene. Questo si dipende dalla nostra settimana, dal nostro lavoro. Siamo una squadra giovane che comunque, anche se abbiamo vinto, non bisogna mai abbassare il braccio, comunque bisogna sempre lavorare sempre di più.